Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi oggi come sempre voglio parlarvi di un... Cioè dai, ditemi... Allora, una cosa, subito qua nei commenti raga, voglio sapere come vi sembra la nuova skin del tipo abbronzato raga, il maestro dell'abbronzatura. Alcuni hanno detto che è da frichetone, a me sinceramente... Non mi sembra, cioè, mi sembra uno normalissimo che è pure palestrato, a parte la ciabatta ambigua non ha, e il marsupio un po' da finocchietto e la crema sulla... Potrebbe essere una skin da frichettone, ma ragazzi, voi fatemi sapere se vi sta piacendo, se vi è piaciuta o se l'avete shoppata qua nei commenti. Voglio sapere un po' se l'acquisto è stato buono oppure no. Oggi ragazzi parleremo di un paio di cose interessantissime. Come prima cosa state vedendo il gameplay, andremo ragazzi a prendere la stella segreta della settimana numero 3 ragazzi, che si trova alla torre di Xyuder, per precisione qua dove vi ho puntato il marker. La andiamo a prendere assieme, manca anche a me. Parleremo ragazzi del ritorno di una delle armi più amate e più odiate su Fortnite e parleremo anche della nuova modalità. Intanto ragazzi concentriamoci sulla stella segreta della settimana numero 3, ve lo ricordo che è una figata, ogni week da una stella segreta per la settimana, quindi ragazzi mi raccomando ricordatevi sempre di prenderla perché altrimenti vi bruciate un livello del pass battaglia. Una stella segreta sono 10 stelline sul pass battaglia, dunque dobbiamo aspettare e purtroppo subirci la canzoncina del tanti auguri a te che ci accompagnerà con grande prepotenza fino al 7 agosto. Ma vi ricordo anche ragazzi che chi ha salva il mondo deve fare anche delle missioni speciali per il compleanno, si sbloccano degli eroi, un eroe molto molto interessante. Allora vediamo un pochettino e si scende ragazzi, si va pronti con il salvagente, pronti con le nostre ciabattine che, sebbene siamo a una velocità di circa 186 km orari, non volano via, sono incollate alla pianta del piede. Noi prepotentemente cerchiamo di arrivare alla torre di Xyuder, prenderemo la stellina, dopodiché inizieremo a parlare delle nuove cose. Intanto ragazzi GG per aver guardato in tantissimi il video di questa mattina. Avete visto che mega bug, che si è trovato il tipo prot, apre un chest e trova dentro il Barrett, dice ok, e va a killare male la gente con il Barrett, giustamente. Allora dobbiamo andare esattamente dietro la torre di Xyuder dove c'è questo spiazzo, se non ricordo, no, non è dietro, scusatemi, è qui, ecco qua, ho puntato male il marker, chiedo scudo, eccolo qua ragazzi, e Surgulu, eccola qua raga, la stellina del pass battaglia, tranquilla, ambiguamente pulita, ci facciamo un bello screen, ce l'andiamo a prendere ragazzi, e poi di prepotenza andiamo a suicidarci in modo che... Anzi, sapete cosa vi dico? Ci facciamo il gameplay mentre parliamo. Allora, no, 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 vado a suicidarmi, che me ne fotto a me. Allora, vediamo un pochettino, ragazzi, datemi un secondo, perché tutti gli youtuber vi fanno vedere che fanno le mega kill, vi fanno vedere come surgulano prepotentemente. Noi invece ci prendiamo il livello 50. Oh! Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Ci prendiamo i 10 livelli, 10 livelli, sarebbe una figata. Ci prendiamo il livello extra pass battaglia, salito di livello. Sblocchiamo ragazzi il la schermata di caricamento esplosivi ad alto potenziale e allora ragazzi la teniamo, perché gli esplosivi ad alto potenziale in realtà... No! Ho cliccato ESC! Sono vera... Ma dai! Ma dai! Rimettiamo il... Ma che ciula! Rimettiamo un attimo la schermata di caricamento, ecco. Ve la ricordate, ragazzi, la modalità esplosivi ad alto potenziale? Va bene, ragazzi, non c'entra niente. Ma vi sto per far vedere, attenzione, l'arrivo della nuova modalità. 3, 2, 1, sgrangole! Eccola qua, raga! Eccola qua, come... Xyuder, ma ogni video che fai, fai vedere i codici? Sì, sì, faccio vedere i codici perché, ragazzi, il mio team di informatori... data miner prepotenti, il Fabione, il Litto e altra gente che adesso al momento non ricordo con correttezza i nomi, ma Aidin c'è dentro anche, che mi cerca le robe, hanno pescacciato
queste nuove stringhe di codice, ragazzi. Siamo il buco. Mi dicono dalla chat che si vede il buco. Chiedo venia. Playlist Fly Explosives, ragazzi, la nuova modalità si chiamerà Esplosivi Volanti. Perché si chiamerà Esplosivi Volanti? Perché, ragazzi, oltre ad avere un sacco di armi ad alto potenziale esplosivo, si vede il buco ancora, ci potrebbe essere la possibilità, perdo i capelli, sono vecchio, ho fatto il compleanno l'altro giorno, ho fatto 31 anni, comincio con la vecchiaia, si potrà forse anche vedere il grande ritorno, ragazzi, del jetpack. Potrebbe essere anche quello, non si sa ancora molto sulla modalità, non sappiamo se ritornerà il jetpack o se chiameranno fly per qualche altra motivazione. La cosa che sappiamo, ragazzi, è che se ci spostiamo nuovamente, ecco qua, sulla descrizione, devo andare a leggerlo sul secondo schermo perché ho il desktop sul primo che state vedendo anche voi. Questa modalità, dice in inglese, combina il divertimento degli esplosivi con quelli degli esplosivi più grossi. È una modalità a tempo limitata e, come leggiamo, introdurrà il jetpack. Arriverà, prendi il cielo, take to the skies, volo verso il cielo vuol dire, e killa tutti rimandandoli in lobby. Abbiamo anche le descrizioni. Vuoi volare? I jetpack possono solo essere trovati nel loot per terra. Cercalo bene in tutte le case e in tutti i fortini. Poi ci dice tutti i tipi di tutte le armi esplosive possono essere trovate in queste modalità. Di solito le troviamo nascoste nei chest oppure negli airdrop. Explode the enemies è uno slang, quindi fai esplodere i nemici, mandali tutti in lobby e prendi la vittoria reale. Questa, ragazzi, è la descrizione della nuova modalità Flying Explosive. E abbiamo ancora un'immagine, ragazzi, da vedere insieme prima di salutarci. Ragazzi, attenzione, 3, 2, 1, Strangal! No, è quella di prima. Già, perché dovevamo fare la sala segreta, è vero? Scusa, perché devo fare i fail? Chiedo scudo, ragazzi miei, non volevo fare i fail. Va bene, ragazzi, allora, abbiamo visto la stella segreta, abbiamo visto gli esplosivi ad alto potenziale, direi che con il video di oggi possiamo davvero fermarci. Io ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, chiedo scudo per i fail, mi raccomando comunque un bel pollicione in su e commentate se vi piace la nuova skin, ragazzi, che pensavo fosse leggendaria, invece è epica, ragazzi. Io non lo prendo l'archetipo, no, io l'archetipo mi fa brutto, non mi piace. Iscrivetevi al canale, noi ci vediamo stasera in live, ciao!